Step, e adesso si sono un po' rimescolate le carte. Andatura dopo le fiammate della prima ascesa, si fa un'andatura più regolare adesso. Sì, perché erano partiti velocissimamente, in particolare Egan Bernal nella prima tornata, probabilmente hanno capito che è lunga andare all'arrivo, però devono fare attenzione perché questi tre uomini di testa stanno salendo molto bene e il gruppo dietro si è rinfoltito non poco, sono adesso una cinquantina i corridori che ne fanno parte. Arkea Samsic davanti per Nairo Quintana, si lavora, ecco, si è ritirato subito Diego Rosa, abbiamo visto proprio transitare sotto la linea d'arrivo quando i corridori avevano percorso nemmeno un centinaio di chilometri, poteva essere una pedina importante per Nairo Quintana viste le caratteristiche del corridore piemontese, le caratteristiche di questo percorso. Diego Rosa quindi che ha cessato prima le ostilità e si è ritirato. Sì. Diego Rosa che l'anno scorso nell'edizione passata del trofeo La Vuelia arrivò terzo proprio alle spalle del vincitore Ciccone. Ed è passo regolare anche per lui che invece aveva cercato di sbarazzarsi della compagnia dei suoi compagni d'attacco nella prima ascesa e qui il ritmo, ma sono subito i grandi nomi lì prontissimi ad approfittare, che nomi in questa inquadratura con un vincitore della tripla corona come Vincenzo Nibali, vincitore di Vuelta e Giro come Nairo Quintana, Mikel Landa, altro grande corridore lì davanti, sempre sfortunato Mikel Landa nei grandi giri, gli è sempre mancato quel qualcosa perché le qualità ci sono tutte, tra l'altro lui che fu artefice del successo alla Vuelta di Spagna di Fabio Aru, fu preziosissimo il suo lavoro, finito sul podio del Giro d'Italia anche Mikel Landa, ottimo l'anno scorso con quel Tour de France. Sì, Ullmann un po' in difficoltà ancora, grande forcing da parte di Ede, stringe i denti Pais in seconda posizione mentre Ullmann ha preso una quindicina di metri, non sembra avere per il momento il passo di riportarsi sulla testa della corsa, non molle clamorosamente, però sicuramente nei confronti degli altri due fuggitivi ha un passo diverso, ormai sono in cima. Ullmann che è stato bravo a rientrare in discesa anche sulla prima ascesa, Bice digrigna i denti ma cerca di rimanere incollato alla ruota di Ede che comunque non ha fatto una gran discesa, forse si è fatto un po' sorprendere da alcune curve nella prima tornata. Ancora il passo scandito dall'Arkea Samsic, segno che Nairo Quintana sta bene, se mandi un compagno di squadra là, sì, davanti a fare là, il ritmo. È là in quarta posizione anche lui, per il momento non si è mosso, non si è fatto sorprendere nel primo passaggio di Colla Micheli perché era nel drappello dei migliori. Ciccone adesso cerca di rilanciare, ricordiamolo, Ciccone è il vincitore uscente, lui vinse l'edizione del trofeo La Vuelta del 2020. Ecco Bais che ha perso una ventina di metri rispetto a Ede e che adesso cercherà di riportarsi sul corridore della Cofidis in discesa. E quindi sono transitati nella stessa posizione del primo passaggio, primo Nicolai Ede, secondo Mattia Bais per l'Androni Giocattoli e in terza posizione Ullmann per il team Movistar. Iniziata la discesa sia per Ede che per Bais, prossimo a iniziarla anche Ullmann. Gruppo che adesso andremo a cronometrare quanti secondi di ritardo ha nei confronti del terzetto, definiamolo così, in testa alla corsa. Ecco, non ha uno stile, mi confermi, non ha uno stile impeccabile ed è in discesa. No, per il momento abbiamo visto fare qualche curva un po' quadra, ma questa però, Andrea, va sottolineata. È una discesa particolarmente insidiosa, provare per credere, ci sono 3-4 curve molto insidiose, quindi bisogna fare attenzione. Adesso i corridori la fanno questa discesa ripetutamente, quindi hanno anche modo di verificare e di capire quali sono le insidie più maggiori in questa discesa. Discesa molto impegnativa. Sono così tutte le discese liguri, strette, molto tortuose. Ricordiamo che anni fa ci fu Esteban Chaves che rischiò di porre termine a quella che poi è stata una splendida carriera che non è ancora finita proprio per un infortunio qui al trofeo La Vuelta.
sembrava che non potesse più risalire in bicicletta il colombiano, il Colibrì di Colombia, invece per fortuna così non è stato. Intanto era passato con 10 secondi di vantaggio in cima con la Micheri Nicolai Dè, adesso li ha persi tutti nei confronti di Baez, che si è portato anche in testa. Adesso è il corridore dell'Androni Sidermec, che vede in ammiraglia Giovanni Elena, a menare le danze in questa ripida discesa che li porta verso il centro abitato di Andorra. Era transitato a 18 secondi Holman, vedremo se riuscirà anche lui a rientrare. Il gruppo principale è passato in cima al Gran Premio della Montagna con 40 secondi di ritardo dalla coppia di testa. Baez che guadagna una decina di metri nei confronti di un ed è un po' impacciato in questa discesa, probabilmente anche in questa seconda tornata è un po' sorpreso, ha affrontato alcune curve non con la traiettoria giusta, e questo invece è il gruppo allungatissimo, il gruppo dei migliori allungatissimo, anche loro stanno affrontando la parte più difficile della discesa con ancora l'accelerazione di Giulio Ciccone. Ciccone che l'anno scorso ha preso il volo e ha chiuso in solitaria splendidamente, una bellissima vittoria per il trofeo La Gueglia in una stagione che poi è stata da dimenticare per il Covid, perché per tutto quello che è successo. Un Ciccone che scalpita anche lui come Egan Bernal, che anche Bernal è reduce da un 2020 da dimenticare. Ecco Holman che si è riportato piano piano, ce la fa, probabilmente non ha grandi fondamentali nella discesa, l'abbiamo visto, non piega la bicicletta, molto rigido nell'affrontare queste curve, molto pauroso, e quindi ecco la finisce qui anche qua. Seconda tornata, seconda discesa, secondo passaggio in questa discesa insidiosa portata a termine. Adesso entrando nel centro abitato di Andorra per poi affrontare appunto il Capomele, e porterà i corridori ai piedi. E naturalmente c'è chi soffre anche questo atteggiamento di Ciccone, molto spesso si fanno anche dei danni mentali agli avversari. Ecco qua che hanno raggiunto invece la strada della Valmerula, Vincenzo Nibali sempre lì nelle prime posizioni, stanno giocando i due, Ciccone e Nibali, che con scatti ripetuti. Attenzione adesso la De Koenig, che stufa degli scalatori, prova a lanciarsi là davanti con uno dei suoi effettivi, mi sembrava Serri, adesso andremo a valutare chi è. Serri, c'è anche Van Sevenan, il giovanissimo belga, e il nostro Ballerini. Andiamo a vedere se produce qualche effetto questo scatto del corridore De Koenig. Intanto hanno 22 secondi, come certifica la grafica, di ritardo nei confronti della testa della corsa. Peyo Bilbao, con Peyo Bilbao per il team Bahrain in prima posizione. Si è formato un drappello di 6 uomini, c'è anche il nostro Giulio Ciccone, potrebbe esserci Thibaut Pinot per la Groupama FDG alla spicciolata, altri corridori che cercano di riportarsi, mentre qui siamo ritornati sul terzetto di testa ed è Holman e Baez che devono, ormai lo vedono la rotonda che li metterà poi nella Aurelia, e quindi inizieranno il percorso sulla strada statale che li porterà alla Aiguella. Ecco, la Trek si è fatta sorprendere da questo attacco di Serri e quindi hanno dovuto subito riorganizzarsi per andare a ricucire. Operazione riuscita, come vediamo da questa immagine, però in un primo momento non c'erano uomini della Trek Segafredo in testa alla corsa. Ecco che vanno a immettersi, ormai sono vicinissimi al terzetto di testa, 27 chilometri ancora all'arrivo. E adesso inizierà l'ascesa a Capomele per i tre, con Holman che prende la testa, soli 16 secondi il vantaggio del terzetto nei confronti dei primi inseguitori. Ripresa l'Aurelia, il gruppo dei più immediati inseguitori vedono adesso il terzetto, vediamo che con ed essi volta, siamo a meno di 27 km dalla conclusione e ancora due ascese di Colla Micheri, perché stanno portando a termine i corridori il secondo dei quattro giri previsti. Mollema, Bocche Mollema, già straordinario in questo inizio di stagione. Madouas anche, ottimo corridore della Groupama, con il dorsale 53 James Knox, con il 77 Rodriguez Cano della Ineos,
e poi abbiamo anche una maglia dell'Archea Samsic e poi c'è il corridore olandese, straordinario protagonista delle classiche, una splendida vittoria per lui al Giro di Lombardia, quindi ben nutrito di grande qualità. Champoussin anche presente. Champoussin della Gedeser, quindi sono sei gli uomini più immediati inseguitori con Peyo Bilbao. E qui andiamo a vedere sempre molto attivi i corridori della De Koenig Quickstep, credo che siano gli unici presenti in coppia in questo tentativo d'attacco. Sì, si stanno muovendo bene, proprio in questo momento termina il tentativo di Ede, Holman e Bais, ripreso dai sette più immediati inseguitori. E qua vediamo che tre ho visto come maglie corridori della De Koenig Quickstep in questa prima parte di corsa. Ma dietro sono subito lì, sono a una cinquantina di metri, non di più, quindi potrebbero ancora rimescolarsi le carte. Intanto Champoussin a fare il ritmo con Madouas. Adesso vediamo quale sarà il comportamento dei corridori della De Koenig, che pericolosi, sono davanti. Pericolosi questi controattaccanti, e infatti i più immediati inseguitori sono molto vicini. Bilbao anche presente, Peyo Bilbao con Devenens, che vediamo pedalare al fianco di Rodriguez. Knox della De Koenig Quickstep nelle prime posizioni, ma dietro sta rinvenendo Bais, sì, intanto sì. Cerca di rimanere con il gruppo di testa. Madouas, Bais, faceva parte Holman, che facevano parte del tentativo. Knox in prima posizione, ma si riportano proprio in questo momento anche i più immediati inseguitori sul drappello di testa. Ecco, si voltano per controllare la situazione alle loro spalle altri corridori che stanno cercando di recuperare, agganciarsi. Qui vediamo proprio Peyo Bilbao in testa, ma tutto adesso da ci ripare. Sarà una fase di rallentamento, di studio, inizia una fase non difficile dal punto di vista muscolare, ovvero la discesa che li porta a Laigueglia, e quindi ci potrà essere nuovamente il gruppo di testa che si ricompatterà. Sì, adesso una trentina, 35 massimo uomini in testa, e vediamo come dietro la spicciolata cerchino dei corridori di riportarsi sul gruppo dei migliori, che stanno affrontando adesso la discesa verso Laigueglia. Terza ascesa a Colla Micheri. Andorra si festeggia a fine luglio lo sbarco dei saraceni, il terribile pirata Dragut che voleva depredare, infatti ci sono tantissime torri di avvistamento proprio sui rilievi alle spalle del mare che servivano per andare a segnalare poi al borgo o sotto sulla spiaggia l'arrivo dei temibili saraceni. E alla fine di luglio, un venerdì sera, si festeggia proprio lo sbarco dei saraceni con il terribile Dragut, che venne respinto perché proprio queste torri di avvistamento permisero, avvisarono la popolazione di Laigueglia, riuscirono a rinforzarsi, a combattere e a respingere l'attacco del pirata Dragut. E c'è la rieducazione storica, l'anno scorso purtroppo è saltata, si spera che quest'anno, il venerdì a fine di luglio, si possa effettuare nuovamente. È molto bello e suggestivo anche lo spettacolo pirotecnico che accompagna una Laigueglia che viene simulata in preda alle fiamme per l'attacco dei saraceni con dei fumogeni e rossi. E intanto stanno per arrivare in pianura i corridori, la testa della corsa ormai, perché sì, abbiamo detto che i tre, non abbiamo visto, sono stati raggiunti. Non c'è più nessun fuggitivo in testa alla corsa, siamo a meno di un chilometro dall'inizio della terza e penultima ascesa di Colla Micheri, con una trentina di corridori che fanno parte del gruppo di testa. Eccoli, sono ormai prossimi alla secca svolta sinistra. E vedremo se ci sarà ancora qualche corridore. Ecco, svolta secca a sinistra. Pinot in ultima posizione.
e il gruppo comincia adesso con Johnny Colbrelli anche. Sì. Colbrelli che si lancia, uomo da classiche, Johnny Colbrelli. Knox in seconda per la De Koenig Quick Step. Ecco che si muove Dunbar, questa volta è lui. Va lui ad accelerare per la Team Ineos. Sì. È di Dunbar. Ci aveva provato Rodriguez prima e Dunbar adesso per il team e Ineos. Abbiamo visto, mi sembrava per un attimo Bagioli, il corridore del Koenig, che cercava di recuperare e sorpassare le ammiraglie. E quindi si muove il team Ineos adesso. Bernal si era mosso in prima persona durante la prima ascesa, adesso si gioca più di squadra. Sì, adesso si forma un terzetto. Champoussin rilancia l'azione. Knox lì in seconda posizione. Champoussin forcing con Knox sempre presente in questi tentativi. Adesso sembra mettere in crisi, in difficoltà, quantomeno Dunbar, l'accelerazione di Champoussin. Eh sì, rischi di non recuperare, mentre questo è il drappello dei più immediati inseguitori tirato dall'Arkea Samsic con un compagno di squadra di Nairo Quintana, e sembra proprio Dunbar che adesso è un po' in difficoltà, perde contatto nei confronti di Knox e Champoussin. E qua invece la seconda parte del gruppo che va a prendere Colla Micheri in questo momento. Difficile che possano rientrare, anche perché prevediamo che ci siano nuove accelerazioni adesso su questa terza e penultima ascesa di Colla Micheri. Champoussin e Knox, ma dietro Egan Bernal che si muove in prima persona, il colombiano, il vincitore del Tour de France, che ha iniziato con un piglio diverso, con grande motivazione questa stagione. Con Ciccone, Bernal con Ciccone, si fraziona e non poco il gruppo dei migliori, una vera accelerazione, probabilmente tirerà dritto. Eganito Bernal si alza sui pedali, rapporto che sembra non poter essere spinto dagli altri, Champoussin prova a resistere, un vero e proprio scatto in salita, e questo Egan Bernal certifica il suo ritorno. Stringe i denti Giulio Ciccone, e lui l'avversario, si volta per controllare la posizione proprio dell'abruzzese Bernal, si rivolta un'altra volta, adesso trova assistenza anche di Champoussin, comoda per Egan Bernal. Questa fa impressionante. Male. Questa fa male perché mancano ancora 600 metri allo scollinamento di Colla Micheri, ricordiamolo, terzo passaggio, e quindi probabilmente adesso hanno il terreno per fare la differenza. Ancora va forte Champoussin, una motocicletta Egan Bernal, 20 metri di vantaggio su un Ciccone che comunque è ancora lì. Abbiamo visto la grande capacità di Giulio Ciccone di affrontare la discesa, però continua a dare altri impulsi alla sua azione Egan Bernal, e ha trovato un'ottima compagnia preziosa in Champoussin. Sì, perché sta andando forte il corridore della G2R Citroën, quindi assolutamente adesso si potrebbe formare un tandem importante. Loro sono gli unici in questo finale, quando siamo al limite dei 21 km alla conclusione, che riescono a fare la differenza. Se mettono ancora qualche secondo potrebbe essere anche un'azione decisiva. Ricordiamo che comunque c'è da fare capomele, c'è da fare un tratto che in teoria è favorevole agli inseguitori, e Champoussin quindi che dà un cambio a Egan Bernal, che ha dato una grande accelerata, soprattutto si è scrollato di dosso la compagnia scomodissima di Giulio Ciccone. Champoussin, Egan Bernal, un vantaggio di una trentina di metri, e qua vediamo i primi inseguitori. È anche Champoussin, è veramente un compagno buono da avere in questo finale, ricordiamolo, è un classe 1998, è un corridore giovanissimo, professionista dall'anno scorso, è il primo anno da professionista nel 2020, e quindi è il suo secondo anno da professionista, e rilancia con un Egan Bernal, e Champoussin sembra di avere veramente grande personalità e soprattutto grande alleato anche per Egan Bernal. Non sono lontanissimi comunque i primi inseguitori alla coppia di testa, con Champoussin straordinario, sta facendo una splendida azione adesso con la Trek Segafredo. Ciccone, Nibali, Bollema provano a ricucire
Qua vediamo che sembrano vicinissimi, proprio a pochi metri dal Gran Premio della Montagna. Sembra che l'azione regolare e costante della coppia della Trek Segafredo stia pagando, anche se Champusen prova a rilanciare nuovamente l'azione. E scollinano proprio in questo momento con dietro altri 3-4 uomini che alla spicciolata si avvicinano a loro. E attenzione, perché questa volta la discesa probabilmente sarà quella affrontata più velocemente. Quindi attenzione, perché i corridori inevitabilmente dovranno prendersi, per chi deve rientrare e per chi deve cercare di restare in testa, devono prendersi necessariamente dei rischi. Ricordiamo che prima di fare ciclismo su strada Egan Bernal si dilettava, è lì che si mise in mostra con la mountain bike, anche medaglia ai campionati del mondo quando era juniores, quindi grandi abilità anche nella conduzione della bicicletta per Egan Bernal. Intanto continuano a mantenere quei 15 metri di vantaggio con Mollema, che sta facendo e ha fatto un grandissimo lavoro, perché è stato lui a farsi carico poi dell'andatura del gruppo all'inseguimento, e sono sempre più vicini alla coppia di testa. Champusen, Bernal primo e secondo, ma è subito dietro il gruppo di cui fa parte proprio in testa al gruppo Bocche Mollema, che sta disegnando anche le curve in discesa. Però questa volta, questa ascesa, questa terza ascesa di Colla Micheri è stata quella che ha fatto più selezione. Probabilmente qualche corridore rientrerà, ma non vedremo più un drappello di 20-30 unità come abbiamo visto nella precedente tornata. Hanno rotto gli indugi prestissimo, tanta voglia di correre, anche perché molte gare sono state annullate, quindi si corre molto alla garibaldina in questo inizio di stagione, con grande voglia di fare, non ci sono tatticismi, si vuole provare la gamba, si vuole mettere qualche vittoria già nel sacco, e soprattutto abbiamo dei corridori che hanno grandi motivazioni, perché la scorsa stagione, che è stata una stagione anomala, particolare per il calendario, per tutto quello che è successo, non è stata fortunata. Un caso è proprio quello del corridore di Zipaquirá, Egan Bernal. Si avvicinano i cinque uomini, i più immediati seguitori si avvicinano a Champusen e Bernal. Champusen, che è transitato in questo terzo Gran Premio della Montagna a Colla Micheri in prima posizione, secondo Bernal, e in terza Bauke Mollema. Intelligente comunque Egan Bernal, poteva sicuramente lasciare Champusen, ma ha preferito rimanere in compagnia del francese. Bene. Era troppo presto. Era troppo presto. Quindi grande intelligenza anche tattica da parte di Egan Bernal. Champusen si è messo in grande luce, in grande mostra, adesso chiede il cambio a Bernal. È giusto, adesso è finita, ormai la discesa insidiosa è finita, ancora circa un chilometro e poi gireranno a sinistra verso il centro abitato di Andorra, e si stanno avvicinando con Mollema, ancora lui in prima posizione a fare forcing nei cinque inseguitori nei confronti di Champusen e Bernal. Eccoli che li vediamo, adesso sono rimasti in tre. E qua vediamo, c'è forse Peyo Bilbao ancora per la Bahrain. E sembrano due maglie della Trek Segafredo. Vedremo da questa immagine, dovrebbero essere Mollema, Ciccone e Mollema con Mikel Landa. E Landa, sì. Mikel Landa alle spalle di Mollema e Ciccone. Poi vediamo se rientra il corridore della Delco Marseille, e lui che rientra, vediamo se arriva Madouas. Sì, è Madouas, ma è a una cinquantina di metri da solo e quindi deve rientrare in questo momento Madouas, altrimenti farà fatica, anche se in questo momento un po' si rialzano e si guardano. Germay, il corridore della Delco Marseille, e poi abbiamo visto transitare anche un corridore della De Koenig. Sinceramente non sono riuscito a individuare se fosse ancora James Knox, il corridore ha dato il là. E qua andiamo con questa immagine, Mikel Landa, Champusen con il dorsale 72, Egan Bernal, drappello di grandi nomi in testa al trofeo La Iguelia. Ecco che vediamo Bocche Mollema con Ciccone, Germay, Madouas, e sembra proprio James Knox il corridore della De Koenig.
E qua siamo alle spalle dei battistrada, con i corridori che provano con un grande sforzo a rientrare nuovamente sulla testa della corsa. E tra questi corridori c'è Peio Bilbao, che rimane passivo perché c'è davanti il suo compagno di squadra, e quindi Nairo Quintana lo vediamo cercare, muove il gomito, ma alle sue spalle c'è il vuoto, e quindi difficile. Van Sevenant, non Knox. È il giovane promettente Germay, che ricordavi tu, ricordiamolo, secondo proprio dietro alle spalle di Giulio Ciccone. Parte Bocca e Mollema, erano in due quelli della Trek, allora va a mettersi lui sull'Aurelia, e tra l'altro ha guadagnato parecchio. Abbiamo detto che la caratteristica di questo straordinario corridore olandese, tra l'altro, può essere definito un intellettuale, un divoratore di libri, Bocca e Mollema. Ne legge tantissimi in un grande giro, è capace in 3 settimane di leggere anche 13 libri, e ha questa caratteristica di cogliere l'attimo e poi questa grande capacità di resistere in questi attacchi solitari. Una grande vittoria al Giro Lombardia, una grande vittoria in una tappa al Tour de France con una partenza da 30 km dall'arrivo. E qua hanno giocato bene, sì, la loro superiorità. Sì, anche perché Giulio Ciccone ovviamente adesso potrà sfruttare il lavoro e il fatto di avere un suo compagno di squadra in testa alla corsa, e quindi restare passivo a ruota e risparmiare energie a 16 km preziosissime. Eccolo su Capomele, Bocca e Mollema, e qua naturalmente adesso Ciccone può giocare di rimessa. Ma Duas, che sta facendo il ritmo, alle sue spalle Mikel Landa, Van Sevenant, giovane corridore di cui parla un gran bene Davide Bramati. Ha fatto un numero eccezionale su Mont Ventoux, scortando Julian Alaphilippe, che ha dovuto poi arrendersi a Sosa, ma ha già dimostrato una grande condizione il francese. E Van Sevenant era stato straordinario nel suo lavoro, e oggi conferma tutte le doti che gli ha già riconosciuto un grande direttore sportivo come Davide Bramati. Ti dice la prima cosa che ti dice, fa: fino all'anno scorso a luglio studiava questo ragazzo, e te lo dice col sorriso sulle labbra, ma dà lo spessore e le capacità che ha appunto il corridore della De Koenig Quickstep. Lo vediamo in seconda posizione proprio a ruota di Madouas, il corridore della Groupama FDJ. Grandi nomi al trofeo La Aiguella quest'anno: Ciccone con Champoussin, Landa Meana, Van Sevenand, Madouas, Egan Bernal e Germay della Delco Marseille, all'inseguimento di uno scatenato Bocca e Mollema che continua a guadagnare 16 secondi quando è a metà circa del Capomele, quindi a 2,5 km dall'inizio dell'ultima ascesa a Colla Micheri. Con Egan Bernal in prima posizione, vediamo Landa e Girmay in terza posizione, poi Madouas, Van Sevenant, Champoussin, e in ultima posizione, come era prevedibile, Ciccone, che sta sfruttando il lavoro del suo compagno di squadra, e lui può rimanere tranquillamente alla ruota. E adesso la sensazione è che stiano tirando, ma non troppo, perché i giochi si riaccenderanno quando prenderanno la salita di Colla Micheri. Non devono far guadagnare troppo terreno a Bocca e Mollema, e poi la sensazione è che Mikel Landa e Egan Bernal proveranno, perché lì poi sarà un uno contro uno, ad andare a riportarsi su Bocca e Mollema, e quindi adesso cercano di collaborare, ma naturalmente sanno che i giochi questo gruppo li farà sull'ascesa di Colla Micheri. Intanto Bocca e Mollema ancora un secondino, 18 secondi. E attenzione adesso, perché se va oltre i 30 secondi potrebbe poi essere difficile riprenderlo, con anche l'azione di Ciccone, che ovviamente in questo frangente può rimanere tranquillamente alla ruota. E i corridori per il momento cercano di non spendere tantissimo, anche se sanno che Bocca e Mollema è un avversario insidiosissimo, e devono tenerlo abbastanza vicino, altrimenti anche l'ultima ascesa di Colla Micheri potrebbe risultare non più sufficiente per colmare il gap, perché questo è un corridore capace di queste azioni e sta dimostrando di avere anche una grande condizione. Lunghissimo rapporto, è già in discesa verso l'inizio dell'ultima ascesa a Colla Micheri. Ha già vinto in Francia
Bocche in Mollema e adesso massima velocità per lui, oltre i 60 all'ora per cercare di guadagnare più secondi possibili. Adesso è in discesa anche il primo gruppo all'inseguimento, ma non stanno andando alla stessa velocità di uno scatenato Bocche in Mollema, che approfitta di questo ultimo mese per mantenere questa posizione che abbiamo detto che da aprile sarà vietata. Fino ad aprile cercano di sfruttarla e si guadagna in termini di aerodinamica. Hanno contestato molto, ne abbiamo già riportato, ne abbiamo parlato in Radio Corsa domani ore 20, Radio Corsa, altra grande puntata del settimanale di ciclismo di Rai Sport, con notizie che riguarderanno proprio Ciccone, Vincenzo Nibali nell'indiscreto di Beppe Conti, e con tante tantissime immagini di quanto è successo in questa settimana e con i grandi protagonisti Ballerini e Andrea Bagioli. Li sentiremo domani nel corso di Radio Corsa, ma adesso seguiamo questo finale palpitante del trofeo La Eguaglia. Adesso stanno andando veloci anche loro, 22 secondi. Adesso si è stabilizzato il vantaggio di Bocche in Mollema, che come ricordavi tu ha già vinto in questa stagione 2021 una tappa del Tour des Alpes Maritimes, proprio Bocche in Mollema, una bella tappa, e oggi cerca il bis in questo trofeo La Eguaglia, anche se non sarà cosa facile. Ancora una volta l'ultimo passaggio, l'ultima ascesa a Colla Micheri sarà decisiva, iniziata da Bocche in Mollema in questo momento. Ha preso tutti i centimetri di quella carreggiata non larghissima Bocche in Mollema, grande velocità, 24 secondi il vantaggio certificato dalla grafica. Ancora 300 metri, poi sarà svolta a sinistra anche per i suoi primi inseguitori. Allora andremo a vedere. Esploderà. Non sono pochi, no, comunque i secondi di vantaggio di Bocche in Mollema. Ma esploderà questo drappello. Adesso chi ha gambe ha la possibilità in questi 1800 metri per fare la differenza. Differenza che fino a questo momento la sta facendo Bocche in Mollema, che addirittura si alleggerisce, si toglie dall'imbarazzo di avere anche la borraccia sulla bicicletta. Si volta, ma per il momento non c'è nessuno. E sta andando forte, sta spingendo più non posso Bocche in Mollema, 28 secondi, continua a guadagnare. Ecco che parte Bernal, eccolo che parte Eganito Bernal, si alza sui pedali. Vediamo se c'è qualcuno che è in grado di reggere questo attacco esplosivo di Egan Bernal, che ha già guadagnato una ventina di metri. Molto deciso questa volta, sa Egan Bernal che è questo il momento, o ora o mai più, perché con più di 30 secondi di vantaggio Bocche in Mollema potrebbe fare il colpaccio, e quindi non si possono permettere di lasciarlo andare. Se hanno le gambe qui devono reagire e avvicinarsi al corridore della Trek Segafredo. Egan Bernal ancora a rilanciare l'azione per andare a cercare di riprendere le ruote di uno scatenato Bocche in Mollema. Vediamo alle sue spalle, si allarga l'inquadratura. Questo invece è il Bocche in Mollema. Adesso la pedalata non è così fluida. Intanto aveva guadagnato 30 metri e quei 30 metri li sta difendendo, ma dietro non stanno andando assolutamente piano gli inseguitori di Bocche in Mollema. Ancora Champusen sta facendo un La Eguaglia strepitoso. 23 anni questo corridore della Gedeser, 23 anni per Champusen. Adesso si è alleggerito, si volta Egan Bernal, più pesante anche l'azione di Bocche in Mollema, che può contare ancora su 22 secondi di vantaggio. Ecco Champusen straordinario con Bernal che gli grigna i denti, è partito in maniera esplosiva, ma adesso la costanza, la regolarità e tra l'altro la grande capacità di Champusen sta avendo la meglio sul colombiano. Comunque stanno guadagnando nei confronti di Bocche in Mollema, sotto i 20 secondi Champusen con Mikel Landa, è straordinario ancora una volta Van Sevenaar della De Koenig. Ecco come vedi la pedalata di Bocche in Mollema. Sì, adesso si è appesantita, ma è un corridore che sa, ha l'esperienza, lui ha vinto anche un Giro di Lombardia, quindi è un corridore che si conosce nei finali di corsa anche in importanti, sa come gestirli. Ovviamente sta andando fuori soglia, cerca di tenere alto il ritmo, non è ancora detta l'ultima parola perché sta salendo forte, anche se gli altri dietro ovviamente sembrano avere un leggero margine in più. Ecco Bernal, Champusen, Mikel Landa e Van Sevenaar sono i quattro, poi qualche metro più indietro Giulio Ciccone, sono
i corridori all'inseguimento. Parte Michelanda, parte Michelanda, che bello da vedere quando parte e si alza sui pedali. Michelanda va a dare un nuovo impulso all'inseguimento. 16 secondi, digrignano i denti. Van Sevenant barcolla ma non molla, e lì ancora attaccato alle ruote di Egan Bernal, che non è riuscito a fare il vuoto. Velocissimo questo tornante in salita per il quartetto. Ciccone comunque lì, e sì, poi entrare in discesa. 17 secondi, sta mantenendo il vantaggio. Qui si sta giocando la vittoria Bauke Mollema, perché se tiene questo margine di vantaggio potrebbe anche riuscire a fare il colpaccio. Lo vediamo l'azione del corridore della Trek Segafredo, adesso stringe i denti, un'azione che si è fatta decisamente più pesante, ma ormai è agli ultimi 500 metri e poi ci sarà discesa. Attenzione che bisogna affrontare nuovamente per l'ultima volta ancora l'ascesa più facile di questa del Capomelo. Ecco Bauke Mollema, non molla, che va a passare la nostra moto di ripresa e sta guadagnando adesso. Ha ripreso ancora un bel ritmo, una bella spinta sui pedali, anche perché dietro un po' di tatticismo, infatti è rientrato Giulio, sì, Ciccone. E attenzione, perché può essere decisivo questo tatticismo per favorire un assolo di Bauke Mollema, meritatissimo. Ecco Giulio Ciccone, bravo, che ha ripreso la ruota, bravo, di Van Sevenant. Fondamentale la sua presenza qui anche per Bauke Mollema. Ovviamente lui è protetto, avendo un uomo davanti, rimane ovviamente a ruota, ma potrebbe essere anche importante a questo punto per l'azione di Bauke Mollema, perché ovviamente fungerebbe un po' da stopper. Che azione, che azione! E adesso ha riguadagnato Sean Poussin, ancora a dare impulso. Sean Poussin a dare impulso con Michelanda, Egan Bernal, Van Sevenant e Giulio Ciccone, con Van Sevenant che viene scavalcato a Giulio Ciccone. Sean Poussin ancora lui, e Landa riparte. Adesso vediamo se riesce a fare la differenza il basco. Qualche metro di ritardo, sì, per Bernal. Finita la salita per Bauke Mollema, che adesso si getta già in queste prime insidiosissime curve in discesa. E attenzione anche dietro con Egan Bernal che perdeva qualche metro. E qua, eccolo, vediamo qui proprio il terzetto che va a chiudere, perché Landa con Sean Poussin hanno guadagnato alcuni metri proprio nell'ultimo, nel finale, negli ultimi metri dell'ascesa a Colla Micheri. Quindi esaurite le ascese a Colla Micheri, adesso discesa insidiosa dove Bauke Mollema dovrà difendersi da il tentativo di recupero. Certificato a 15 secondi il passaggio dei due inseguitori di Bauke Mollema, quindi 15 secondi. Qua va a prenderla larghissima, pazzesco, questa curva Bauke Mollema. Qui piegano all'inverosimile i corridori anche per cercare di tenere la traiettoria in queste curve in contropendenza, curve ovviamente insidiosissime affrontate a questa velocità. Per il momento sta scendendo bene Bauke Mollema, 17 secondi, questo è il vantaggio che vediamo in sovraimpressione. Tutto può ancora succedere quando mancano circa 9 km alla conclusione. Cerca di spingere dove può e quando può anche in discesa Bauke Mollema. Che finale! Ginocchio fuori, stile MotoGP per queste curve velocissime che sta affrontando Bauke Mollema. Comunque hanno già memorizzato le curve più pericolose nei passaggi precedenti. Ottima la discesa anche di Egan Bernal, che mi sembra che abbia ricucito nei confronti dei due, Sean Poussin e Landa, che avevano guadagnato qualche metro. Sì, anche Van Sevenan in ultima posizione, quindi prestissimo si potrebbe riformare il quintetto all'inseguimento di Bauke Mollema, ma ricordiamolo con la presenza anche di un suo compagno di squadra che è Giulio Ciccone. Tutto a vantaggio di Bauke Mollema, la presenza di cinque dietro che potrebbero ancora una volta guardarsi, e ancora abbiamo detto, nelle corde di questo straordinario corridore. Lunghissima carriera per Bauke Mollema, questi colpi li ha dentro e oggi ha fatto uno splendido attacco. Ancora 19 secondi, sta ancora guadagnando Bauke Mollema. È un uomo di fondo, un uomo di esperienza, un corridore importante, un corridore
che ha fatto il vuoto, ha rotto gli indugi e forse un po' ha anche sorpreso i suoi compagni di avventura, e adesso ha la possibilità di fare il colpaccio. Non è ancora tutto deciso, ma con 19 secondi a meno di 8 km dalla conclusione, insomma, la sua azione potrebbe portarlo anche alla vittoria. Ecco qua i 5, Landa con Champusena avevano guadagnato qualche metro di vantaggio, adesso invece sono ancora tutti uniti con Egan Bernal, con Van Sevenant e con il compagno di squadra di Bokke-Mollema, Giulio Ciccone. Sì, Bokke-Mollema, 19 secondi il vantaggio dell'olandese. 20 in questo momento, ricordiamolo, vincitore del Giro di Lombardia, edizione 2019, Bokke-Mollema, che adesso ha terminato la discesa, un paio di chilometri di pianura, centro abitato di Andorra, e poi sarà sulle prime rampe, le ultime rampe del Capomele. Ancora a spingere Bokke-Mollema, 7 chilometri all'arrivo, adesso difficile. La situazione gli sorride, ma sì, se l'è conquistata questa situazione sorridente a proprio favore Bokke-Mollema, perché ha fatto un'impresa straordinaria anche quest'oggi. Difficile, si sono mossi bene gli uomini della Trek Segafredo, comunque hanno sfruttato bene proprio in questa parte del percorso, nel giro precedente, il fatto di essere in due. Difficile riprenderlo, e adesso ovviamente anche Giulio Ciccone cerca di portarsi nelle posizioni di testa, ovviamente per stoppare un po' l'entusiasmo alla ricerca, ma entusiasmo che in queste pedalate, lo vediamo, è comunque calato dei più immediati seguitori, perché percepiscono forse la situazione. Gli è scappata di mano a questo punto. Difficile riprendere uno scatenatissimo Bokke-Mollema. E la sensazione è che si corra per il secondo posto dietro, perché è scatenato Bokke-Mollema. Intanto il gruppo principale addirittura un primo e 10 secondi dalla testa della corsa, e quando iniziano a guardarsi più indietro che davanti si capisce qual è l'atteggiamento. E continua a guadagnare Bokke-Mollema, che sta mettendo l'ipoteca su questo trofeo La Iguaglia. Guarda come va, ormai sente odore di vittoria, e dietro hanno perso vigore nell'inseguirlo, e soprattutto i 25 secondi, queste comunicazioni che arrivano ai corridori non fanno sicuramente bene, soprattutto al gruppo che vediamo inquadrato in questo momento, tirato da Egan Bernal. E continua secondo dopo secondo, adesso in bocca la strada statale 1, l'Aurelia, direzione Capomele, direzione La Iguaglia, direzione arrivo del trofeo. 5.000 metri mancano a Bokke-Mollema, rapporto lunghissimo, strada che leggermente sale in questa fase dove sta lasciando il centro abitato di Andorra, si volta indietro, ma non vede ancora nessuno. No, non ne ha più di rapporti, sta spingendo al massimo rapporto, comincerà adesso la strada a salire leggermente, Capomele ovviamente affrontato con il lunghissimo rapporto da parte di tutti i corridori, sono gli ultimi 1.500 metri dove, se c'è una possibilità per recuperare su Bokke-Mollema, è qui che bisogna farlo. Ma difficilissimo, con 30 secondi è difficilissimo chiudere su di lui. Tom Cruise direbbe: una missione per me, Mission Impossible, perché non si va più a prendere Bokke-Mollema, che sta andando verso Capomele, spinge un lunghissimo rapporto e continua a guadagnare, continua a dilatarsi il suo vantaggio nei confronti del drappello al suo inseguimento. Ecco che il nostro elicottero di ripresa, ed è chiaro ed anche eloquente quanto sta succedendo dietro. Si stanno preparando per il secondo posto i 5, rassegnazione sul viso di Egan Bernal. Gli è mancata ancora la condizione dei giorni migliori. Ci ha provato ripetutamente anche lui, e ancora Champusen che rilancia l'azione. Lui e il francese, l'abbiamo visto poco fa, della G2R a rilanciare, e adesso addirittura Van Sevenant parte in contropiede dall'ultima posizione. Si giocano il secondo posto, perché è sempre più lanciato verso la cima di Capomele e verso la picchiata verso La Iguaglia velocissima, che lo porterà qui proprio all'ombra dei campanili di San Matteo per l'arrivo del trofeo La Iguaglia. Bravissimo Van Sevenant, che
con grande caparbietà cerca di andare a conquistarsi la seconda posizione. Rapporto lunghissimo anche spinto dal giovane belga della De Koenig. Salgono col 53, il Capomene si affronta con il 53, ancora un chilometro e poi sarà una picchiata, questa volta sulla linea d'arrivo di Laigueglia. Qualcosa ha mangiato, 28 secondi, ma ormai ci siamo per Bocca e Mollema, ormai ci siamo, ancora qualche centinaio di metri le e poi la strada, l'inerzia della strada sarà a suo vantaggio. Le sa fare queste azioni Bocca e Mollema, le sa fare queste azioni, uomo esperto, uomo fortissimo, uomo capace di affrontare chilometri conclusivi e da solo, e quindi è abituato a questa situazione e ne sta uscendo quasi certamente vincente. Io leverei il quasi, perché ormai Bocca e Mollema, solo un problema meccanico può frenare a questo punto. Ha chiuso Mikel Landa su Mark Sevenant, e quindi vediamo adesso i 5 ancora insieme, 29 secondi, ecco il faro di Capomele, poi iniziano le gallerie, poi inizia la discesa verso Laigueglia, si entra di nuovo nella Baia del Sole, ecco ancora Bocca e Mollema a spingere, un lunghissimo rapporto in questo tratto caratterizzato da queste tre gallerie semicoperte. Sì, finito il Capomele, lui azione cominciata da lontano, è un giro e mezzo che è da solo allo scoperto, e quindi meritatissima questo successo a Laigueglia. 3 chilometri per i 5 con Bernal che guarda negli occhi Mikel Landa. Che azione! Andiamo a vedere, perché potrebbe esserci anche doppietta con Giulio Ciccone, che ha giocato di... Intanto vediamo proprio le immagini di Bocca e Mollema, che vede già là in fondo l'arrivo. 3 chilometri ancora, continua a spingere. Ha giocato di rimessa, dicevamo, Giulio Ciccone, quindi potrebbe essere più fresco rispetto agli altri 4 per il secondo posto. Sarebbe una clamorosa doppietta per la squadra di Luca Guercilena, la Trek Segafredo. Dicevi, Marco, ha già vinto una tappa al Tour du Var Bocca e Mollema, tra l'altro Tour du Var vinto da un corridore da Trek Segafredo nella classifica generale, Gianluca Brambilla, che ha vinto l'ultima tappa e la classifica generale della classica che si svolge nel sud della Francia. Ecco ancora la ripresa dell'Isola Gallinera, e qui sono in discesa, ma continuano a perdere secondi nei confronti di uno scatenato Bocca e Mollema. Bocca e Mollema ormai è al termine, è a 500 metri dal termine della discesa, ormai al limite del chilometro e mezzo alla conclusione, si volta, ma ovviamente non vedrà nessuno. E ormai è fatta per Bocca e Mollema. Intanto Champoussin, sicuramente grandissimo protagonista di questo trofeo Laigueglia, il giovane francese della Gédozère Citroën, ancora lì scalpitante, sta entrando nel centro abitato di Laigueglia, si sta avvicinando al borgo storico. Vanno già a esultare, perché lì è parcheggiato il pullman della Trek Segafredo. Gli addetti della squadra sorride Bocca e Mollema, ancora una grande vittoria in solitaria per l'olandese. Sono solo poche centinaia di metri, 500, mezzo chilometro. Sì. Secondo successo stagionale per lui dopo la tappa al Tour des Alpes Maritimes. Duvar, il Tour Duvar. E qua lo vediamo con già l'inquadratura delle telecamere fisse. Bocca e Mollema si volta. E allora adesso può studiare la coreografia per l'arrivo, perché non lo possono più riprendere. Ha fatto un attacco straordinario nel penultimo giro e si presenta così, braccia levate, come il suo compagno di squadra l'anno scorso Giulio Ciccone. Quest'anno è la volta olandese di Bocca e Mollema. Trek Segafredo vince il trofeo Laigueglia, Bocca e Mollema. E adesso lo sprint per il secondo posto, stanno già studiandosi Mikel Landa, che non è un grande sprinter, li perde quasi tutti, vediamo se oggi ci smentirà. Rischiano la doppietta anche Ciccone, sicuramente non sono corridori molto veloci. Champoussin non è male, adesso andiamo a vedere. Ecco Giulio Ciccone. Parte Giulio Ciccone, deciso
ha anche risparmiato. Attenzione a Champoussin che esce, Champoussin con Giulio Ciccone, è una lotta per il secondo posto, una lotta per la doppietta, ancora Ciccone, Egan Bernal davanti, bravissimo Bernal, ancora pochi metri ed Egan Bernal a chiudere davanti a Van Sevenant, seconda posizione. Aspettiamo la conferma per le ruote, Bernal secondo, noi abbiamo visto, e terzo Van Sevenant, e qua arrivano altri corridori per disturbarsi posizioni, piazzamenti, arrivano con Vendrame. Sì. Andrea Vendrame appena prima di lui, qualche metro prima era passato Knox della De Koenig Quickstep, e quindi vittoria per Boke Mollema della Trek Segafredo, un assolo straordinario da parte dell'olandese, imprendibile. Che azione, ha fatto una grande azione, non era facile perché dietro l'hanno inseguito a più riprese uomini come Bernal, come Champoussin, come Landa, e nessuno più si è avvicinato, aveva le gambe e la testa e ha fatto la grande differenza partendo, ricordiamolo ancora una volta, da lontano. Trek Segafredo che è partita in maniera splendida in questa stagione 2021 con vittorie a ripetizione proprio di Boke Mollema, di Gianluca Brambilla, di Mats Pedersen, e questa è una grande nuova affermazione. Altro protagonista Mikkel Landa quest'oggi. Bravo. Come Egan Bernal, sì, che ha messo grande voglia, grande volontà, gli è mancato qualcosa. Secondo. Ma si è conquistato, credo, la vittoria straordinaria Boke Mollema, guadagnando oltre 30 secondi. Ecco che arriva adesso il corridore della Bardiani CSF, Faizane Battaglin, in questo momento. Grande ritmo, grande ritmo. Sì, sono partiti subito oltre la prima ora, oltre al 41 di media, hanno fatto segnare i corridori. Parlavi di Bernal, nonostante i suoi tentativi e quello che ha speso, ha comunque conquistato un'ottima seconda piazza, come un'ottima terza piazza va a Van Sevenant, corridore belga della De Koenig Quickstep. E qui vediamo proprio Boke Mollema, tra poco ci dovrebbe raggiungere proprio in postazione, andremo a sentire le parole del campione olandese per questa splendida vittoria, tra l'altro vittoria importante proprio per il parterre che c'era alla partenza. Ecco che dopo essersi felicitati con lui riprendono la via dei bus i suoi compagni di squadra, con Nibali, con Brambilla, con Giulio Ciccone, comunque prova positiva. E vedo che sta proprio arrivando pressi della nostra postazione Boke Mollema, splendido protagonista di questa gara, il corridore olandese, un assolo fantastico per lui, un grande, eccolo che sta arrivando proprio alle spalle, salirà i gradini e ci raggiungerà il microfono, Boke Mollema, accompagnato, scortato anche da Barbieri, che è l'addetto stampa della Trek Segafredo. E qua adesso proprio vediamo Paolo qui. Eh sì, ottimo, bellissimo questo 58esimo trofeo La Iguaglia, con la vittoria di Boke Mollema, in seconda posizione Egan Bernal a 39 secondi e in terza posizione il belga Van Sevenant della De Koenig Quickstep. E questo è di nuovo il replay della vittoria di Boke Mollema, il momento in cui si gode questa passerella finale, questi ultimi 100 metri, Boke Mollema in prima posizione. Thank you Boke Mollema, sorry for the stair, but we have the cable, abbiamo il cavo, quindi io non potevo andare giù, rischiavo l'impiccagione. Boke Mollema, a great victory for you, the second victory in this season, la seconda vittoria questa stagione, fantastic assolo, and you are able to win like today. Please, this is the camera. Yeah, grazie. It was super nice to win here. I felt also already really good the last few weeks, so I really wanted to try and start the season in a good way. And it's nice to have already two wins now. I mean, I think this was a race, a parcours that suited me well.
We were here with a strong team, so yeah, the goal this morning was to win the race. And I translate. Bello, mi sentivo bene, mi sono sentito bene per tutto questo ultimo fine settimana. È una gara che mi calza a pennello, mi piaceva, e abbiamo avuto anche una squadra forte. A very strong team. You have a start of season with Trek Segafredo, fantastic. Yeah, I mean, we have already 5 wins in the beginning of March, so I think the team is riding really strong in Belgium, in Italy, in France. So yeah, hopefully we can continue like this in the other Italian races coming up. Sì, adesso hanno già 5 vittorie in Belgio, in Francia, lui, Brambilla, come dicevamo in telecronaca, adesso ci sono tutte le serie italiane. So, your goal in the next week, we have Strade Bianche, we have Tirreno Adriatico, your target, il tuo bersaglio nelle prossime settimane? I will race Strade Bianche and Gran Premio in Industria, Larciano, on Sunday, and... Yeah, then I will take a short break to prepare the Ardennes and also the Giro. Lui sarà grande protagonista delle Ardennes, farà Strade Bianche e l'Arciano. Lo lasciamo al podio. Thank you, congratulations, Bocche Mollema, extraordinary victory for you. Grazie. Bocche Mollema, e quindi adesso raggiungerà il podio dove verrà festeggiato con tutti gli onori. Questo straordinario campione, il quale lo rivediamo proprio nelle immagini, Marco. No, è un corridore capace di queste azioni. Oggi ha dimostrato anche di essere forte al pari di altri corridori, ma ha anticipato i tempi, aveva la condizione, aveva la gamba giusta, aveva anche un compagno di squadra che ha sofferto in un primo momento a mantenere i più immediati inseguitori, Giulio Ciccone, ma è comunque rientrato e gli è servito anche per la propria azione la presenza di Giulio Ciccone. Meritata questa vittoria per Bocche Mollema, che è al suo secondo successo stagionale, una Trek Segafredo che quest'oggi ha confermato un avvio di stagione 2021 proprio all'altezza. Hanno già diverse vittorie in cascina e possono ben sperare anche nel prosieguo della stagione. Corridore forse sottostimato, Bocche Mollema, per i successi che ha ottenuto in carriera. Lui che è stato, prima dell'esplosione di Dumoulin, la speranza olandese per i grandi giri. Ricordiamo uno splendido Tour de France, che poi lo vide però protagonista di una caduta che rovinò tutta la sua splendida classifica. E qua vediamo proprio l'ordine dell'arrivo di quest'oggi: Bocche Mollema davanti a Egan Bernal, che ha battuto, l'abbiamo visto, con un colpo di reni da vero Bravo. Velocista Van Sevenand. Champoussin straordinario quarto, Giulio Ciccone ha giocato di squadra perfetto quinto, Mikel Landa sesto, Knox settimo, Andrea Vendrame è stato il più veloce del secondo gruppo, ha battuto allo sprint Germay, e poi il bergamasco Lorenzo Rota. Questa è la top ten, con quindi 3 corridori italiani: Ciccone quinto, Andrea Vendrame il veneto ottavo, Lorenzo Rota decimo. Straordinario assolo di Bocche Mollema, che poi ha chiuso con quasi 40 secondi di vantaggio. Sì, si sono avvicinati nell'ultima ascesa a Colla Micheri, si sono avvicinati, ma non sono mai andati al di sotto dei 16-17 secondi, quindi ha fatto anche quell'ultima ascesa Bocche Mollema in maniera importante. Lì probabilmente ha costruito il suo successo finale, perché poi nella discesa e soprattutto nella ascesa, l'ultima ascesa a Capomele, ha addirittura guadagnato chiudendo con quasi 40 secondi di vantaggio. Andiamo a rivivere, grazie a Gloria Ganassin, proprio quanto successo. Abbiamo visto Edè, che è stato protagonista fino all'ultimo, faceva parte dei 12 all'attacco. Questa è la prima ascesa con la Micheri, sempre con Edè, con Bice dell'Androni Sidermec e con il tedesco Holman, che sono stati i protagonisti, i 3 dei 12 all'attacco della prima ora, che hanno resistito fino a 2 giri dal termine. E dietro però da subito si è capito che i grandi nomi volevano giocarsi questo trofeo La Eguaglia, con gli attacchi abbiamo visto di Ciccone,
Simone e di Egan Bernal. Il primo ad accendere la miccia tra i grandi favoriti di questa 58esima edizione del trofeo Laiguelli è stato Egan Bernal, ma seguito subito dai corridori della Trek Segafredo. Lì si era capito che erano in palla, perché addirittura Vincenzo Nibali, poi Giulio Ciccone e poi il capolavoro fatto dall'olandese Bauke Mollema, che questa edizione della Laiguelli se l'è poi aggiudicata. E qui vediamo anche Sonny Colbrelli si fa vedere, poi qua è la Ineos che muove la propria pedina, Eddie Dunbar che va in avanscoperta scoperta e qui inizia a mostrarsi uno dei grandi protagonisti di questo trofeo Laiguelli, ovvero il francese della Jeudesser Citroën Champoussin, che insieme a Knox si riporta sull'irlandese Dunbar. Sì, Champoussin, Clément Champoussin, il corridore della Jeudesser, ha fatto veramente un grande Laiguelli, perché poi è giunto quarto proprio alle spalle di Mollema, Bernal e Van Sevenant. E qui vediamo proprio Egan Bernal che si muove in prima persona nel corso della penultima ascesa con la Micheri, guadagna una ventina di metri, insieme a lui rimane Champoussin, è un Bernal volitivo a cui è mancato però lo spunto per fare la differenza, sia in questa tornata dove ha preferito temporeggiare e rimanere in compagnia di Champoussin, poi nella discesa sono stati riassorbiti dagli altri attaccanti, e poi nel vano inseguimento di Bauke Mollema che vedremo tra poco. Sì, ad un certo punto eccolo il momento, era proprio sulla sua ruota Giulio Ciccone che ovviamente gli ha fatto il buco. Eravamo nel centro abitato nella penultima tornata di Andorra e questo è il momento in cui Bauke Mollema è partito e mai più stato ripreso. E qua il tentativo di Egan Bernal, all'inizio ha guadagnato subito tantissimo nei confronti di Mollema, mangiati dei 30 secondi che aveva l'olandese ben 10, e poi si è spenta un po' alla luce di Bauke Mollema, tanto è vero che poi i suoi inseguitori sono riusciti a riportarsi nuovamente sulle sue ruote. Egan Bernal è stato raggiunto prima da Champoussin, poi da tutti gli altri. Un buon segnale, grande volontà per Egan Bernal. Oggi il più forte è stato Bauke Mollema. Sì, Bauke Mollema, ma questa è il replay dell'ultima ascesa a Colla Micheri, dove si sono nuovamente avvicinati a Bauke Mollema attorno ai 16-17 secondi, ma Bauke Mollema che non ha mollato un metro, sapeva che questo era il punto decisivo e non ha mollato. E qui siamo nuovamente sull'ultima ascesa, il capomele, ma qui era ormai imprendibile Bauke Mollema. Un assolo straordinario da parte dell'olandese ultra trentenne della Trek Segafredo, e dietro hanno iniziato a guardarsi, a pensare alla seconda posizione, altro giovane che si è nuovamente messo in luce in questo inizio di stagione, Van Sevenant, che ha provato a sorprendere così a capomele, tanto quale esultanza di Bauke Mollema ai 500 metri dall'arrivo, e questo è l'arrivo straordinario, solitario di Bauke Mollema proprio nel centro di Laiguelli per la sua vittoria al trofeo Laiguelli. La chiesa di San Matteo barocco con le maioliche a ricoprire il tetto dei campanili, proprio pochi metri dall'arrivo. Sì, è un gran spettacolo. C'erano dei partenti incredibili quest'anno e sono stati all'altezza anche poi delle aspettative. E qua vediamo proprio le cupole in maiolica di San Matteo Laiguelli, quindi vittoria straordinaria di Bauke Mollema con Bernal e Van Sevenant sul podio. Vi ricordo domani alle ore 20 l'appuntamento con Radio Corsa in diretta, e poi grande stagione sabato con le strade bianche, domenica inizia la Parigi-Nizza, l'Arciano, grande offerta di ciclismo di Rai Sport e della Rai. E qua chiudiamo con le immagini quindi del podio, con Bauke Mollema che proprio va a salire, questa è l'isola Gallinara, e quindi con Gloria Ganassin in regia vi lasciamo l'immagine di Bauke Mollema, vincitore del trofeo Laiguelli. Grazie a Marco Saligari, grazie a Gloria Ganassin per la regia, e appuntamento domani alle 20 con il grande ciclismo.